Una padella antiaderente va benissimo, non vi preoccupate. Quindi, vabbè, penso che anche voi sappiate abbastanza. Ma deve essere caldissima la griglia? Caldissimissima no, perché poi si cuoce troppo fuori e dentro rimane troppo crudo. Un po' crudo deve rimanere dentro. Anzi, se qualcuno di voi lo vuole più cotto stasera, poi lo dite che lo rimettono su, però per me deve rimanere un po' tipo medium, un po' rare, sì, un po' medium rare. No, un po' al sangue. Ok, un po' rare. Quanto sto facendo? Vabbè, faccio 4. Ne fai 4? Ne facciamo 6? Sì. No, che dici? Ma sì, facciamone 6. Facciamone 6. Ci sarà. Sei fortunato. Sì, no, non caldissima, quindi devi un po' metterci la mano per tipo 5 secondi prima di bruciarti. Questo forse è ancora un po' fredda. Poi il vero trucco lo lasci lì per un paio di minuti, lo giri, quando vedi che comincia a uscire un po' di sangue da sopra, se lo vuoi un po' più cotto lo rigiri, se ti piace proprio al sangue lo togli subito. E quando lo sali? Lo sali tutto alla fine, perché sennò perde acqua. E mi raccomando, non fare così, non mi prezzate gli hamburger. No, è una regola della sessa, perché poi escono tutti i succhi e ti rimane duro e non buono, quindi questi lasciamo qui, poteva essere ancora un po' più caldo, però ci va bene. Ecco, la padella è calda, magari mettiamo qualcuno sulla padella. Eccoci qua, ma sì, io faccio un paio. Un po' di maglia. Sale, pepe alla fine, poi i panini, anche qui c'è grandissima polemica negli Stati Uniti dei panini, se va servito caldo, freddo, come, quando. Mia opinione personale è che se il panino è fresco, fatto a mano, fatto in casa della mattina stessa, non scaldarlo, è un peccato. Se invece compri quelli del supermercato che sono un po' di plastica, però fanno festa, scaldateli nel forno un attimo e basta. Questi sono stati fatti stamattina. Questi sono stati fatti stamattina, quindi l'estenso McDonald's che resta con l'olio. Qui io non ho messo l'olio. Si scalda al vapore. Va bene. Ecco un trucco per sapere quando sono pronti da girare e quando si staccano facilmente dalla griglia, perché rilascio un po' di grasso e si staccano più facilmente quando sono pronti. Lore, ma c'è un'occasione, più occasione delle altre, quando si fanno gli hamburger? No, d'estate magari. Sì, d'estate spessissimo, perché è il 4 di luglio, che è appena passata la festa dell'indipendenza, e la festa dei barbecue fuori in giardino. Il barbecue spessissimo si fanno questi, e proprio si stanno tutti gli uomini, stanno intorno al grill e parlano, tutte le donne stanno dentro a tritare insalata, e bambini corrono, no, è una tradizione della domenica anche.